Bentornati amici di Ringcast, oggi ho il piacere di presentarvi una puntata che non esiterei a definire massiccia. Proseguendo sullo stesso filone che abbiamo iniziato con l'episodio 5 dedicato alla censura di Men Hunt 2, vi proponiamo oggi un tema di stretta attualità, e cioè lo scalpore che sta suscitando il gioco Flash pubblicato da molleindustria.org, conosciuto ai più come Operazione Pretofilia. Il gioco è arrivato in Parlamento, dove ha attirato l'attenzione di un esponente dell'UDC, e da lì si sono susseguiti una serie di eventi che capirete meglio nel proseguio della puntata. Vi annuncio solo che Paolo Ruffino ha avuto modo di intervistare due protagonisti della vicenda, cioè il signor Pietro Siffi, presidente della Catholic Anti-Defamation League, che si è interessata alla vicenda, e Paolo Pedercini, mente del progetto Mollindustria. E vi do anche un piccolo avvertimento: abbiamo volontariamente tenuto un basso profilo rispetto alla nostra solita verve per lasciare che siano gli ascoltatori da casa, insomma, a soppesare le idee esposte dai nostri ospiti. Sicuramente sarebbe stato bello avere un dibattito un po' più ampio, ma per il momento siamo molto soddisfatti del materiale che abbiamo ottenuto. Per il futuro, comunque, facciamo sempre in tempo a organizzare qualcosa. 2 secondi di comunicazione di servizio. Vi ricordo che potete trovare Ringcast su iTunes e Last.fm, semplicemente digitando Ringcast nel campo di ricerca. In alternativa lo potete sentire in streaming su idv.splinder.com, che è anche il blog dove metteremo tutti i link relativi alla vicenda, ci sono diversi articoli interessanti. E se volete gli MP3 li trovate anche su www.genainc.com. Al solito la nostra email è ringcast@gmail.com, scrivete e vi risponderemo. Adesso lascerei parlare loro perché hanno veramente molto da dire, anzi li ringrazio entrambi per la straordinaria disponibilità dimostrata, e vi rassicuro sul ritorno di eventuali siparietti di cabaret in un futuro non troppo lontano. Buon ascolto. Ringcast interview. Ringcast interview. Bene, allora abbiamo qui con noi Pietro Siffi, il presidente della CADL, la Catholic Anti-Defamation League. E innanzitutto, signor Siffi, se può introdurci gli obiettivi della sua associazione, gli scopi. Dunque sì, la Lega Cattolica Antidiffamazione nasce per tutelare i diritti civili dei cattolici, sull'esempio della Anti-Defamation League ebraica e anche di quella recentemente sorta islamica, diciamo con un approccio più di sensibilizzazione mediatica dell'opinione pubblica e di approccio anche culturale, scientifico, dove ci siano dei fatti specifici da contestare. È un'associazione nata da qualche mese, composta in maggior parte da giovani, e poi nel comitato scientifico annovera invece docenti universitari, professori, intellettuali, tutti di area cattolica, tutti o quasi, comunque persone competenti che poi possono dare il proprio supporto dal punto di vista culturale o scientifico a seconda dei temi. Bene, voi recentemente avete accusato il gioco di Mollindustria intitolato Operazione Pretofilia. L'accusa ha trovato l'appoggio di alcuni onorevoli, tra cui in particolare l'onorevole Luca Volontè dell'UDC, che ha portato il caso in Parlamento. C'è stata un'interrogazione parlamentare che ha portato alla censura del gioco. Può brevemente motivare i punti di accusa verso il gioco di Mollindustria? Allora, sì, se posso io farei una breve introduzione. Anzitutto la interpellanza parlamentare urgente dell'onorevole Volontè non ha portato alla censura del gioco, ma ha chiesto di prendere in esame il gioco nei suoi aspetti che l'interpellanza riteneva negativi, e poi è stata una libera scelta di Mollindustria quello di togliere dalla propria homepage Operazione Pretofilia. Da parte nostra, pur apprezzando questo intervento diciamo delle istituzioni o comunque della politica in questa, diciamo, nella sensibilizzazione verso specifiche di questo gioco, il nostro discorso è un po' più vasto. Mi spiego. Come abbiamo detto anche, per esempio, in altre occasioni, quando fu trasmesso il video della BBC Sex Crimes of the Vatican, noi non vogliamo fare una difesa, diciamo pure corporativistica, dei sacerdoti e di quelli in particolare che possono essere stati indagati per reati di pedofilia. Non,
ben lontano da noi una cosa del genere. Quindi rimane come premessa una condanna anche più forte di quella che può dare un laico, se vogliamo, verso i singoli casi di cui la legge si sta occupando in vari paesi. Quello che secondo noi del gioco era estremamente negativo non era solo il fatto di partire dal video della BBC dando per scontato che comunque il Papa abbia voluto coprire con il crimen sollicitationis, eccetera, i reati presunti dei sacerdoti, quanto il mettere il giocatore nella posizione di farsi complice omertoso, anche se in maniera virtuale, di veri e propri stupri di bambini. Voi prendete il gioco, io l'ho visto, l'ho aperto, ho cercato di capire come funzionava, e è veramente inquietante perché si vedono gli ambienti tipici dell'azione pastorale dei preti, quindi la chiesa, l'oratorio, la palestra, la scuola, una marea di preti che tra l'altro sono tutti vestiti in talare, cosa che oggigiorno non si vede praticamente più, dei bambini microscopici che avranno sì, no, 4 anni a esagerare, con la vocina proprio da bambini piccoli, i sacerdoti ovviamente con la voce da orco che li insegue voglioso, e lo scopo del giocatore è di fare l'agente silenziatore, cioè il cardinale che è incaricato da Benedetto XVI deve intimorire e come dire, sì, intimorire i genitori e gli adulti perché non denuncino il reato, e distrarre le forze dell'ordine perché non arrestino i sacerdoti. Quindi è questo il nostro approccio, al di là appunto della precisazione che non tutti i preti, anzi una minima parte di questi si sono resi colpevoli, ma ce ne sono tantissimi che svolgono in maniera meritevole e disinteressata il proprio ministero, e questo è il pregiudizio di partenza. La negatività del gioco si esplica anche nel mettere il ragazzino o il bambino, visto che il gioco era accessibile a chiunque, nella condizione di compiere un reato virtuale, ma comunque lo si mette, lo si spinge a proteggere una cosa sbagliata. Invece, da parte nostra, e l'ho detto anche in televisione a Omnibus, bisogna che i laici e i giovani per primi denuncino eventuali casi, quindi era negativo proprio come approccio. In più questo gioco si affiancava ad altri giochi connotati ideologicamente che dimostravano un filo unico, un filo conduttore unico nel pensiero di chi li ha ideati, perché sì, c'era. Sì, ecco, infatti vorrei, scusi se la interrompo, però è uno dei motivi in particolare per cui ci ha fatto piacere contattare questa associazione, che spesso insomma capita che ci sia questo intento provocatorio, soprattutto nei videogiochi. Quello che però succede è che le accuse vengono spesso fatte senza cognizione di causa, per cui essenzialmente il dibattito non va avanti. La cosa che colpisce in particolare è che la CADL ha svolto effettivamente un'analisi molto approfondita di tutti i giochi di Molle Industria, il che è abbastanza, sembra ovvio che si debba fare una cosa del genere prima di portare avanti un'accusa, però è un'eccezione, per cui può un attimo darci un suo giudizio in generale su Molle Industria, perché sul sito c'è una lunga analisi. Io non posso giudicare Molle Industria se non per come Molle Industria si presenta nel suo sito. Può essere che le singole persone siano persone simpaticissime e animate magari da buoni propositi, ma con dei fraintendimenti. Quello che io però vedo sul sito di Molle Industria è per esempio questo gioco Papa Paro Libero, in cui con il Papa Giovanni Paolo II infermo e moribondo si dovevano far scorrere delle parole su uno schermo, parole senza senso, tutte, non so, Maria, Vergine, Gesù, salvezza, peccato, eccetera, e cliccando con il mouse si faceva dire alla voce campionata di Wojtyla una serie di cose assolutamente senza senso. E la didascalia che affiancava questo gioco diceva: se all'inizio ti escono dei discorsi senza senso o stupidi, stai tranquillo perché finché sei papa sei infallibile. Allora, vogliamo prendere in giro la religione cattolica, vogliamo prendere in giro il papa, lo diciamo chiaramente, poi dopo uno se ne assume anche le conseguenze.
Però passare da questo ad arrivare addirittura a organizzare un concorso con il Papa appena morto, perché c'è scritto nel sito a poche ore dalla morte del pontefice premiamo gli ultimi papi paroliberi, facendo un concorso a premi e mettendo una classifica di chi è riuscito a far dire le peggiori bestemmie con la voce del Papa, mi sembra una cosa spropositata, non solo in sé, ma perché si considera chi gioca, e ripeto, può essere anche un minore, come una persona che deve assolutamente prendere per acquisito che si possa bestemmiare e offendere i sentimenti religiosi, Dio, la Madonna, la Chiesa, che è una cosa da giovani, una cosa simpatica. A parte Papa Parolibero, un'altra delle trovate, Queer Power, un bel gioco dove si decide se essere maschi o femmine o avere sesso intercambiabili, si scopa con chi vuole, scusate il termine, ma visto che chi ci ascolta è giovane, insomma, si devono raggiungere orgasmi simultanei con rapporti orali, anali e via dicendo, dimenticando, come dice la didascalia, la divisione maschietti e femminucce che abbiamo imparato a scuola, ma non è che ce l'hanno insegnato a scuola che uno è maschio e che femmina, questo lo dice la natura, ovvio nessuno ha intenzione di criminalizzare o discriminare gli omosessuali, i bisessuali, i trisessuali, però al tempo stesso non si può nemmeno pensare che un bambino nella sua fase evolutiva debba prendere per scontato di poter ridurre la relazione complessa dell'affettività e della sessualità nel raggiungere l'orgasmo con quello che gli passa sotto. E poi embrioni in fuga, un altro bel giochino contro la legge 40 che dice i ricercatori sono nelle catacombe braccati da clero e burocrazia. Ma chi è che li bracca? C'è stato un referendum, il referendum ha avuto democraticamente determinate percentuali, una legge è stata fatta, non capisco perché se c'è una legge che viene approvata democraticamente e che fa gli interessi di una certa parte politica sia intangibile. Se c'è un'altra legge che non va bene a questa stessa parte politica verso la quale mi sembra ci sia la massima solidarietà di molla industria, allora se ne può prendere gioco e si possono raccontare cose non vere, e la dottoressa Betti, che è una che di fatto fa degli esperimenti come facevano i nazisti nei campi di sterminio, deve passare per una simpaticona che ama il progresso, mentre gli altri sono dei vieti brutti, conservatori. È un modo per far passare un messaggio che secondo noi è sbagliato, è in questo che forse ci differenziamo dalla critica generica. Cioè, andiamo a guardare il merito. Vuoi aiutare il ragazzo di scuola media o di liceo a non dare del frocio al compagno soltanto perché ha dei comportamenti effeminati? Glielo puoi dire in mille modi, però da questo a dar per scontato che uno deve passare la vita a farle orge con il primo che gli passa sotto l'uccello mi sembra veramente spropositato. Se arriviamo poi ai discorsi del Papa e della pedofilia, siamo ancora più lontani. Sì, senta, tra l'altro una delle, diciamo, delle difese che porta molto l'industria è essenzialmente quella che in Parlamento si è fatto appello alla legge 38 del 2006, secondo la quale appunto l'accusa è relativa a immagini virtuali che fanno apparire come vere situazioni non reali, e una delle difese è essenzialmente quella del fatto che le immagini utilizzate sono dichiaratamente stilizzate, non hanno un intento di rappresentare una situazione reale. Io lì non entro nel merito, devo dire che se c'era una cosa che andava stigmatizzata non era il fatto dell'aspetto della pedofilia, perché si vede semplicemente che questo prete, tra l'altro abbastanza piccolo come proporzioni nello schermo, che salta addosso al bambino. Diciamo, il messaggio è sgradevole, ma non è talmente dettagliato da poter rappresentare una qualche sollecitazione per i pedofili. Secondo me la cosa sbagliata è, vorrei estremizzare, non prendetemi proprio alla lettera, l'apologia di reato, nel senso, se io voglio dire ai ragazzini, ai bambini che giocano con Operazione Pedofilia, attenzione, la pedofilia è un reato e va condannata, non devo mettere il ragazzino a fare il complice del pedofilo, perché gli insegno ad aiutare a compiere un reato. Anzi, il gioco poteva consistere nel tramite
non so, qualche sistema di abilità, di velocità nell'usare il mouse, il joystick, nel facilitare il maggior numero di denunce possibili. Ci sarebbe stata comunque la, diciamo, la presa di posizione preventiva favorevole al video della BBC, ma almeno lo scopo era positivo, cioè denunciare una cosa che è sbagliata. Se io avessi messo un gioco con un ufficio postale e dei postini, o con una palestra e degli istruttori di calcio che dovevano fare esattamente la stessa cosa con dei bambini, rimaneva sbagliata comunque. Cioè non si può mettere un bambino o un ragazzo a difendere una cosa sbagliata. Questo è il punto su cui bisognava veramente puntare la critica e su cui noi l'abbiamo fatto. La questione pedofilia è, diciamo, come immagini pedopornografiche, io sinceramente non la vedo, anche perché c'è ben di peggio in rete, voi lo sapete, quindi certo. il giochino di Mall Industria sotto quel profilo forse era più pornografico, o Queer Power, dove si vedono dettagli anatomici non equivocabili, gesti sessuali non equivocabili, con varie grida, eccetera, per cui gemiti, quello era più osceno in sé, se proprio uno vuole. Ma poi parliamoci chiaro, la televisione, il cinema, internet sono una porta aperta su tutto. È vero che i genitori devono controllare, però una presa di responsabilità da parte di chi fa questi giochi dovrebbe esserci. Diciamo che è un gioco provocatorio? Benissimo, allora si mette una bella schermata dicendo: questo sito contiene dei giochi per adulti, simulando giochi per bambini, ma sono giochi per adulti. Sarebbe come se io mettessi dei manga in mano a un bambino di 7 anni che guarda i fumetti. I manga, se si vuole, uno se li guarda maggiorenne a casa sua. Bene, quindi voi dichiarate sul vostro sito, per concludere, è stata un'altra vittoria di civiltà, tenuta anche grazie all'impegno dell'onorevole Luca Volonté, capogruppo dell'UDC. La Lega Cattolica Antidiffamazione procederà comunque nell'azione legale volta a identificare e punire i responsabili di eventuali reati, per cui la vostra battaglia va avanti per quel che riguarda l'industria. Va avanti per quanto riguarda Mall Industria, come va avanti nel caso della Biennale, come va avanti nel caso delle due mostre blasfeme di Bologna. Non vogliamo fare la parte dei rompipalle a tutti i costi, però riteniamo che se il messaggio iniziale che lanciamo, oltre a essere culturale e mediatico, ha anche un'implicazione legale, a lungo andare ci sarà qualcuno che, prima di offendere i cattolici, ci penserà un attimo, perché dirà: attenzione, questi poi vengono a batter cassa. So che il discorso è un po' brutale, ma è così. Provate a fare altrettanto con gli ebrei o con i musulmani e nessuno si permetterebbe di fare. Pensate al caso dei tre studenti che proprio ieri sul TG5 hanno mostrato il video con cui prendevano a bastonate un crocefisso dicendo: muori bastardo. Questo che viene, tra l'altro, è stato diffuso su YouTube da dei ragazzi per vantarsene, questo è vilipendio. Nessuno l'avrebbe mai fatto usando la stella di Davide o la mezzaluna islamica. C'è una legge che tutela il sentimento religioso? Benissimo, usiamola, ci costituiremo parte civile anche in quel caso. Se ci saranno delle azioni risarcitorie andrà tutto in beneficenza, però bisogna che si capisca che è arrivato il momento di mettere qualche paletto, perché se no si arriva alla barbarie. Vabbè, ma qui non occorre che sia io a darvi degli esempi. Va bene, allora ringraziamo Pietro Siffi, presidente della CADL, il sito è www.cadlweb.org, e grazie ancora e arrivederci. Arrivederci. Greencast interview. Il secondo ospite di oggi è Paolo Pedercini di Molle Industria, a cui voglio subito rivolgere la domanda: che cosa è accaduto essenzialmente dall'accusa fatta dalla CADL e dall'interrogazione parlamentare fino ad oggi? Dunque, essenzialmente, proprio in estrema sintesi, un paio di settimane fa abbiamo pubblicato questo giochino, che dovreste avere più o meno a grandi linee già descritto. E, diciamo che sì, vabbè, è un giochino che è provocatorio, pesante, infame,
quanto vuoi, che nel giro di pochi giorni, 4 giorni appena, da sabato a martedì, è diventato immediatamente un caso di Stato, nel senso che è subito partita un'interpellanza urgente da parte del ministro Volonté, del capogruppo alla Camera dell'UDC. Un'interpellanza urgente in cui sostanzialmente un membro del Parlamento chiede al governo: beh, allora cosa si fa con questo problema estremamente grave e urgente? Questo dà un po' l'idea delle priorità che certi partiti hanno. Comunque, in ogni caso, loro sono stati eletti da qualcuno, quindi possono fare questo. Quello che ci ha un po' stupito è che il governo, proprio un paio di giorni dopo, giovedì successivo alla pubblicazione, il governo ha detto sostanzialmente: stiamo cercando di individuare il sito incriminato e oscurarlo e bloccarlo per via del fatto che sostanzialmente l'interpellanza si basava su un'accusa che è un po', diciamo, una specie di babau per qualsiasi schieramento politico, cioè l'accusa di pedopornografia. Dicevano: il gioco, oltre a essere offensivo, diciamo, per la religione, così come è offensivo anche quel tal balletto che è stato presentato alla Biennale, che era una reinterpretazione, diciamo, di arte sacra in chiave un po' sadomasochistica, a quanto pare. Ecco, assieme a quello ci hanno associato questo giochino qua, che dicevano, cioè secondo proprio le stesse parole di un comunicato stampa dell'UDC, l'hanno definito come l'ultimo baluardo della pedopornografia in internet. Insomma, può sembrare ridicolo a chiunque l'ha visto, a chiunque ci ha giocato, perché non è assolutamente pedopornografico, nemmeno in senso virtuale, cioè la legge prevede, diciamo, questa fattispecie di pedopornografia virtuale, nel senso che se creo delle scene sufficientemente realistiche, diciamo photoshoppate, elaborando delle immagini, e in qualche modo va a finire nell'ambito della pedopornografia. È già di per sé discutibile la legge, ma comunque in questo caso è assolutamente improbabile. Comunque, grazie a questa, diciamo, accusa, agitando questo aspetto della pedopornografia, sono riusciti, diciamo, a strappare al governo una promessa di azione rapida, ecco. Giusto per dirti, negli Stati Uniti un anno e mezzo fa, forse anche due, c'è stato questo ragazzo qua che ha fatto questo gioco, forse ugualmente provocatorio, sul massacro della scuola Columbine, no? Insomma, dopo un po' i grandi media se ne sono accorti, dopo un po' associazioni se ne sono accorte e hanno iniziato a discuterne. Sono andati avanti un anno, due anni forse, a parlarne in continuazione, a fare un linciaggio mediatico, diciamo, di questo ragazzo qua che, a quanto pare, il gioco ha anche delle vaghe, diciamo, costituisce vagamente un'apologia di questi due ragazzi qua, che comunque sono visti sotto una luce che non è proprio demonizzante e basta. Vabbè, comunque, in ogni caso, per dirti la differenza, negli Stati Uniti vanno avanti almeno un paio d'anni a discuterne di un gioco controverso. In Italia bastano 4 giorni e passano direttamente ai massimi livelli istituzionali per cercare di bloccarlo, ecco. E il gioco poi voi l'avete tolto dal sito, adesso però è di nuovo online in una versione, diciamo, censurata. Sì, ecco, sostanzialmente noi non ci aspettavamo una reazione così dal governo, che si suppone di centro-sinistra, però semplicemente non l'hanno preso in considerazione il caso, cioè molto banalmente non l'hanno visto, anche in base a quello che hanno dichiarato, cioè si sono fidati di quello che diceva l'UDC. Probabilmente nemmeno l'UDC ci ha giocato veramente, se ha usato quel tipo di attacco, diciamo, quel tipo di appoggio. Vabbè, in ogni caso, sentendo una dichiarazione così, cioè tipo li stiamo cercando e li stiamo oscurando, noi abbiamo tolto, diciamo, il giochino incriminato e ci siamo, cioè giusto il tempo sostanzialmente per spostare i nostri server negli Stati Uniti. L'abbiamo fatto, cioè diciamo abbiamo fatto anche per dichiarare questa cosa qua, perché non rimanesse solo fra noi e l'UDC questa cosa, insomma volevamo semplicemente rendere noto che per il governo quel giochino lì era pedopornografia. Giustamente, cioè come di solito accade nella rete con i casi di censura ingiusta, insomma, o minacce di censura ingiusta, il giochino è stato ripreso, ripubblicato su vari altri siti internet,
cioè, succede sempre in genere, cioè, se fosse stato veramente pedopornografia ovviamente non sarebbe, cioè, non sarebbe successo questo, però in quel caso lì è stato ripubblicato un po' ovunque, e fra l'altro ci sono stati anche dei tentativi di oscuramento di altri siti che l'avevano ripubblicato, cioè tentativi che sono andati abbastanza in fretta in fumo. Comunque appena abbiamo avuto conferma che negli Stati Uniti quello non può essere considerato contenuto illegale, l'abbiamo ripubblicato senza curarci di troppi problemi, insomma. Perché, dico magari a chi non lo sapesse, il responsabile di un contenuto in linea è sempre, diciamo, il fornitore di servizio, quindi se il fornitore di servizio sta negli Stati Uniti, bene o male ci si deve attenere alle leggi loro, insomma è un po' più complicato andare a fermare un sito fuori dallo stato in cui parte la denuncia, ecco. Quindi diciamo, noi avevamo interesse che fosse comunque visibile questo giochino qua, anche per far vedere che non era quello di cui si parlava, ecco, cioè. Sì, senti, quindi lasciando perdere l'accusa presentata dall'UDC, che insomma è evidentemente fuori luogo, e insomma vedremo poi se riconosceranno anche questa cosa. L'accusa principale però che porta la CADL è l'apologia di reato, cioè a dire, prima ancora del fatto che essere rappresentati siano dei preti, il giocatore deve difendere dei pedofili, cioè essenzialmente devi solidarizzare con chi commette un reato. Sì, sì, e, sì. Volevo sapere appunto come commenti questa accusa. Sì. Diciamo che vabbè, è un artificio retorico quello di porre il giocatore in quella condizione decisamente scomoda, insomma il Mole Industria, bene o male come progetto, cerca sempre di non di fare giochini o giochini politicizzati o giochini ispirati all'attualità, ma anche giochini che cercano in qualche modo di porsi al limite quasi della legittimità, insomma di andare un po' a sperimentare quali sono... sì, direi proprio i limiti del linguaggio videoludico, delle convenzioni videoludiche, cioè non è abbastanza comune che un gioco ti metta nei panni del cattivo, ma fino a che punto ci si può spingere, insomma, fino a che punto si può proporre al giocatore di mettersi in un ruolo così negativo, così infame. Infatti molti giocatori hanno detto sì, il gioco non è male tecnicamente, però a me dà molto fastidio comunque giocarci, cioè proprio non lo sopporto. E questo è buono, nel senso che volevamo proprio vedere che succedeva, insomma. Vabbè, in ogni caso le accuse che si muovono al di là di questa cosa qua di pedopornografia, che forse è più una rielaborazione dell'UDC, le accuse che muovono alla fine sono molto simili a quelli che diciamo la vecchia generazione muove spesso ai videogiochi, cioè il fatto che i videogiochi abbiano questo, diciamo, potere di manipolazione del comportamento, sostanzialmente. Cioè se io sostanzialmente che l'enunciato di un videogioco sia il suo obiettivo. Quindi se io ti propongo in questo gioco, cioè ti dico ok, il tuo obiettivo è quello di uccidere persone, in qualche modo io ti istigo a uccidere persone anche nella realtà, o comunque ti... che è una cosa, vabbè, cioè che è una cosa che decisamente sarebbe, cioè, sempre stata criticata e sarebbe da continuare a criticare, sia nell'ambito della violenza, diciamo dell'istigazione alla violenza o dei comportamenti antisociali, che nell'ambito ancora peggio della pedofilia, insomma. Diciamo i videogiochi creano un universo finzionale, in questo caso è particolarmente esplicito che sia un universo finzionale, anche se ha dei riferimenti con il documentario di cui tutti hanno parlato. In ogni caso bene o male è quello che cercano, cioè che cercano di usare, insomma. Un altro discorso che fanno è quello dei bambini, degli accidenti di bambini, perché loro hanno la famiglia tradizionale, i bambini che devono essere protetti dal degrado della società, insomma, e questo genere di cose, e quindi sostanzialmente dicono ma questo gioco potrebbero andarci anche i bambini. Ora, penso che se un discorso si potrebbe fare su qualsiasi contenuto di internet, se un bambino digita
fuckingmachine.com si ritrova delle donne nude che vengono penetrate da dei pistoni meccanici. In questo il problema è che il medium, cioè il problema, il vantaggio del medium internet è così, insomma, è on demand, quindi non è possibile attuare delle forme di regolazione analoghe, di autoregolamentazione, analoghe a quelle che so della televisione, insomma, lì ci sono le fasce orarie che comunque non funzionano. Nei videogiochi commerciali, quelli che vengono venduti nei supermercati, nei negozi, ci sono le catalogazioni, ma anche quelle abbiamo visto che non funzionano comunque. Insomma, in ogni caso nulla può sostituire, diciamo, la famiglia e diciamo un uso consapevole del mezzo di per sé, insomma, sennò se iniziassimo a evitare di mettere online tutte le cose che potrebbero essere non adatte ai bambini, persino la home page di Repubblica Online non potrebbe essere adatta ai bambini, visto che ci sono donne nude e travestiti e uomini con due peni, insomma, cose abbastanza bizzarre, ecco. Salverebbero solo i Teletubbies, insomma, anzi no, non si salverebbero nemmeno i Teletubbies, perché i Teletubbies sono stati perché dentro le maschere sono nudi. No, sì, i Teletubbies sono stati anni fa attaccati da associazioni cattoliche, sostanzialmente dicevano che uno dei Teletubbies, quello viola, era gay. Vai, fate una ricerca, quindi nemmeno i Teletubbies, non so. C'è la rana pazza, no, ma neanche la rana pazza si salverebbe, perché la rana pazza c'aveva il pisello e quindi non piaceva anche quello, non piaceva ai cattolici. Insomma, internet non esisterebbe, ecco. Senti, infatti, per concludere, il problema ovviamente è per, da entrambi i lati, sia da parte di Molla Industria che da chi l'attacca, è più ampio del gioco Operazione Pretofilia in sé. Consideriamo rapidamente le due ipotesi, cioè che adesso nei prossimi giorni a vincere, tra virgolette, sia Molla Industria e la sua, insomma, il suo fare appello al diritto di poter esprimere una satira o comunque un qualcosa che sia, sì, in qualche modo controverso, oppure che vinca invece l'ipotesi di quanti non lo vogliono vedere in rete, quanti appunto preferiscono, considerano il gioco come offensivo. Considerate le due ipotesi, cosa cambia, oltre alla presenza o meno del gioco sul sito di Molla Industria? Cosa comporta? In che tipo di bivio stiamo assistendo? Beh, diciamo, non credo si potrà definire chi vince o chi perde in questa stupida controversia. È possibile che questi che hanno avanzato, hanno sporto delle denunce, vari tipi di denunce, ogni giorno vedo che ne aggiungono cose, cioè denunce su denunce contro di me, e vabbè, cioè, se veramente, cioè, il loro scopo è sostanzialmente quello di creare una deterrenza di tipo legale, cioè ci piacerebbe tanto, dicono, scrivono loro, che in Italia, insomma, cioè, si rispettasse la religione, ma in senso assoluto, cioè sostanzialmente vogliono attraverso vie legali riportare il mondo a prima della rivoluzione francese, insomma, ma forse anche prima dell'illuminismo, non so, comunque diciamo vogliono ripristinare una sfera del sacro, dell'intoccabile, del tabù, cioè non si può parlare di chiesa perché sennò ci offendiamo, non si può parlare del papa perché sennò ci offendiamo, in particolare non si può criticarlo, ecco. Questo, diciamo, è il loro intento, e vogliono creare dei precedenti legali e in qualche modo legittimarsi loro, questa piccola associazione appena nata, legittimarsi come voce di tutti i cattolici, come voce di Dio, insomma, come gli avvocati di Gesù Cristo, insomma. Se veramente si andasse al processo, cioè, che sarebbe interessante, cioè, abbiamo ricevuto molte offerte di avvocati che si sono offerti di difendersi, insomma, che non vedono l'ora di portarla davanti a un tribunale, cioè portare in tribunale questo caso qua, perché potrebbe essere interessante. Innanzitutto, vabbè, cioè, insomma, si vince senza problemi perché le loro accuse non stanno né in cielo né in terra, ma potrebbe essere interessante, diciamo, per la cultura del videogioco, perché appunto si andrebbe magari a rivendicare, a includere i videogiochi nei medium che sono, diciamo, soggetti alla libertà di opinione, alla libertà di stampa. Insomma, se io prendevo la stessa trama
e ci scrivevo un raccontino, la pubblicavo sul mio blog, è molto, molto improbabile che loro mi venissero a rompere le scatole, insomma. Però il videogioco non si sa bene perché, forse perché ci vanno i bambini, forse perché ci sono ancora un sacco di pregiudizi. Il videogioco è un po' più problematico, non si riesce a capire, cioè, perché dovrebbe dire delle cose il videogioco, ecco. E poi comunque per il motivo che si diceva, insomma, sarebbe una buona occasione per stabilire, non dico una volta per tutte, però insomma per creare un precedente sulla capacità dei videogiochi, dei sistemi non lineari di enunciare dei significati, insomma il discorso dell'apologia di reato di prima. Cioè è molto difficile capire che cosa mi vuol dire un videogioco veramente. Specie in un gioco che è volutamente ambiguo, che utilizza dei ribaltamenti di prospettiva tendenziosi, chiaramente, e dichiaratamente satirici, insomma non è semplice. Diciamo che se si seppellisse una volta per tutte questa menata qua che i videogiochi ti fanno fare, cioè ti spingono a fare cose bizzarre, comportamenti antisociali, cioè Manhunt ti fa uccidere le persone, Pac-Man ti fa mangiare le pillole, questo genere di cose, insomma sarebbe un buon risultato, ecco. Va bene, grazie Mollindustria e niente, ci sentiamo alla prossima, grazie. Ringcast interview. Ringcast.